pomeriggio, voglio il dolcetto, abbiamo mangiato però non abbiamo mangiato abbastanza, una bella torta di mele, ma lo sapete come? Semplice, di più, semplice ma tanto tanto buona. Me l'ha chiesta anche Camera Woman, che una volta gliel'ho fatta, si è perso un attimo la testa e adesso oggi gliela rifaccio. Per lei e per Mariolino, perché questa la possono mangiare tutti. Allora, mele nenette, perfette, giuste, ok. Poi, zucchero, quello sottile, 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 ok? Quasi polvere. Cannella, allora. Allora, o le stecche, le tostate, le macinate, o comprate la polvere, però le stecche sono meglio, comprate le stecche. Poi, burro da sciogliere. Poi abbiamo uva passa e un mix di frutta secca. E io ce l'ho sempre a casa. Potete fare anche solo noci, solo mandorle, solo nocciole, come volete voi. Io farò questo mix. Iniziamo subito con la mela. Senza sbucciare, lavata, ok? Tolgo la parte dei semi, così. Perfetto. Poi vado, taglio, sottile, 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 sottile. Le mele tagliate le metto in un contenitore, così. Quindi, mele, cannella. Quanto ve ne piace, cioè quindi più vi piace più mettete cannella. Poi zucchero, guardate, non lo metto nemmeno tutto, ecco qua, vado. Poi frutta secca, io metto questo mix, voi fate come vi pare, quello che vi piace. Non vi piace la frutta secca, non ce la mettete, però quel crunch è buono perché è scrocchiarello. Vado così. Ora, mandorle, vi dicevo, do una tagliata invece a queste qua così, così grossolana, a coltello, con un mixer, come volete voi. Vado, shop, eccoci qua, e metto un tono. E poi le nocciole, bella. Oh, poi fa un sacco bene sta frutta secca. Che musica oggi, eh? Oggi è pazzesca. Poi, io che faccio? Con le mani? Bello, faccio insaporire, bene, 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 vedete? Poi, pasta sfoglia comprata, teglia, con la carta della pasta sfoglia comprata, metto così. Vedete le mie impronte alla cannella? Mi beccano subito, mi beccano subito. Allora, prima faccio il primo strato di mele, così, e poi metto l'uva passa, perché se no l'altra volta, sapete che mi è successo? Mi si è bruciata tutta quanta, è diventata tutta croccante. Invece a me la pasta ci piace morbida, no? Quindi la metto qui al centro, perché poi dopo la ricopro con un altro strato di mele. Ecco qua. Se volete, potete bagnarla con del liquore, con del rum, con quello che volete. Però se ci sono i bambini, come in questo caso a casa Mariola, io lo faccio senza alcol. Poi qui poi abbiamo sta schifezza con come entra questa padella. Facciamo così, accendo col mignolo, così, con l'altro mignolo, oh, vado e metto il burro a sciogliere, piano piano. Il burro non deve friggere, si deve sciogliere, quindi media, media potenza, o medio fuoco, basso, non alto, perché se no lo bruciamo, invece di essere così bello sciolto, guardate che bello. Poi qua si sta profumando tutto, con la cannella, con lo zucchero, guardate che meraviglia. Ah. A noi ci piacciono così, dolci, semplici, non troppo elaborati. Cindy, questa è proprio musica da mela, da torta di mele. Allora, poi faccio così, burro sciolto, profumatissimo, sento proprio le mucchette, l'erbetta che non c'è, le mucchette, e la cannella, vado così. Poco, 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 così, così, che bagna, ah, che meraviglia. Ma perché? Perché mi piace un po' di burro qua. Non fa male una volta ogni tanto, basta con questo integrismo. Vai, il burro pure ci vuole. Qua così, vado a fare scarpetta con il dito, mamma mia bontà. È buono pure così sto burro, mo domani faccio colazione così. Pane, burro e cannella. Sentite questa musica, mi prendo mentre nel sangue. Allora, ascoltate. Quanto tempo? Che temperatura? Lo dico io, 200 gradi. Per quanto tempo? Guardate, io dico 25 minuti e so perfetti.
Guarda, proprio parte, vai. Vado? Non potete dire che bontà. Che bontà? Ci vediamo fra 25 minuti. È pronta. Pronta. Però non pensate minimamente che me la mangio adesso, in questo momento. Aspettate, datemi 10 minuti. Stavolta me fregate. Siamo pronti? Io sì. Tu sei pronto? Stai a mangiare il salato? Vuoi un po' di dolce? Vuoi? Che dici? Allora, proviamo la meletta. Guardate la morbidezza della meletta. Bella così. Mario. Dai. Com'è? È un po' calda, eh? A me è buona. Vai, andiamo. Allora, adesso tagliamo e assaggiamo. Le mele sono morbidissime. Madonna, guarda qua, ancora fuma. Aia. Mamma mia. Ma siamo pazzi. Due secondi. A posto? Due secondi proprio. Fuma, non ce la faccio. Buona, perché è sempre buona. Sentite musica questa. Donna Summer, te posso. Dava. Allora, è buona perché è semplice. È per i pigri, come me, che non gli piace fare la pasticceria. Però è stupenda, perché ci sono le mele. Belle, non sono tanto dolci, non sono zucchero. Poi abbiamo le mandorle, la frutta secca, è una bontà, croccante dentro. E poi, questa piace a tutti. A lui, a Camera Uma, a Casa Mariola, la torta di Casa Mariola. Che hai fatto? Acqua? Prendiamo l'acqua. Buono.